Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Qua siamo a Costa Vescovato, un comune dei Colli Tortonesi, ma che però si trova anche ai piedi dell'Appennino, l'Appennino cosiddetto delle quattro province, Alessandria, Pavia, Genova e Piacenza. Alle nostre spalle ci sono boschi su boschi, campi, ma sempre a rotazione, delle culture, diciamo, che favoriscono anche l'agricoltura biologica. Io sono nato qua, sono nato in questo comune, figlio di contadini, come gli altri soci che hanno fondato Valle Unite. Volevo semplicemente fare il contadino. Qualcuno ci chiede cos'è Valle Unite, sempre difficile da spiegare. Se uno lo guarda a mezzogiorno può sembrare una comunità, ma non è una vera comunità come si intende, perché ognuno qua è una cosa a sé. Noi a mezzogiorno mangiamo insieme, ma la sera ognuno fa famiglia a casa sua. Nel 75 abbiamo cominciato a parlare di cooperativa. Noi avevamo queste tre aziende agricole in cui i terreni erano pochi. E faticosamente abbiamo recuperato i terreni più marginali, più scadenti, però piano piano ci siamo allargati, siamo arrivati a questi 80 ettari lavorativi più 20 a pascolo. Subito abbiamo fatto una società, Valle Ossona, che è il nome della valle, ed era già il momento che dovevamo fare in modo che entrassero altri insieme a noi. E allora la Valle Ossona e noi abbiamo confluito dentro Valle Unite, abbiamo iniziato, eravamo in 11. Siamo diventati in tanti, siamo 30-35, ma abbiamo anche seminato discretamente bene. Noi siamo anche un esempio di come si può vivere bene, fare economia, in una piccola parte di terra, perché noi viviamo in 30 in 80 ettari. Abbiamo 24 ettari di vigna che sono molto importanti per la nostra vita economica di Valle Unite. Cominciamo a vendere anche vino anche all'estero, cominciamo a trasformare il grano facendo farina, dandola ai panettieri che scelgono di panificare in modo bio. Poi l'altra chiave è stata quella di scelta ambientale, di fare subito la scelta del biologico. Era una delle prime realtà del biologico in Italia. Valle Unite ha un occhio attento alla terra, all'acqua e all'ambiente. Per la terra siamo qua di fronte ad esempio a una vigna che abbiamo piantato nel 2004. Se la guardate è tutta messa a spina di pesce, è fatta in modo per dare uno scolo all'acqua che non rapini la terra, che non faccia erosione. Noi abbiamo un grande orto sotto il magazzino dove abbiamo recupero dell'acqua piovana e della cantina e per caduta, senza mezzi elettrici, bagniamo a goccia tutto l'orto. Ci scaldiamo quasi tutti a legna, con delle stufe anche recupero di calore, in modo da inquinare il meno possibile. La legna ce la tagliamo dentro dei boschi a taglio ceduo, alcune piante vengono lasciate e alcune che invece sono come questa che sono seduto adesso, che andrebbero abbandonate in mezzo ai boschi, noi le tagliamo e facciamo assi, facciamo tronchi, da cui poi ci costruiamo le nostre future case, ma anche il magazzino del vino, i portici, la casa di paglia. E così il magazzino, l'ultima costruzione che ha fatto Valle Unite, è stato fatto tutto con paglia, legno e terra del luogo. Partendo da una realtà di un mondo contadino che si voleva estirpare, si voleva annullare, noi ci siamo fatti le ossa un po' su queste cose, abbiamo deciso che invece dovevamo fare i contadini a testa alta. Costa Vescovato oggi conta bellezza di una decina di aziende, tutte giovani, 7 che imbottigliano vino, un bioificio artigianale, abbiamo 3 agriturismi, abbiamo diversi impianti fotovoltaici che rende questo comune dal punto di vista energetico quasi autosufficiente. E la cosa
più importante di tutti, che ci sono tanti bambini. Il sindaco dice qua 48, il di sotto dei 12 anni, e questo fa sì che ci sia un futuro. Insomma, quel futuro che volevano negarci 40 anni fa è possibile. La terra ci sarà sempre, sempre tutti mangeremo, sempre tutti dipendiamo da essa, insomma. Io credo forte che l'Italia che cambia oggi sia aver capito questo, insomma, e seguire questa orma più di altre. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.